Lo sapevi che con soli 3,50 euro al giorno puoi divertirti in totale sicurezza? Acquista Itas Active, l'assicurazione di Itas Mutua che ti protegge durante lo sport nel tempo libero. Vai su itasactive.it e scopri le soluzioni che abbiamo pensato per te. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo disponibile su itasactive.it. Amici del Trentino delle Meraviglie, benvenuti ad una nuova puntata. Sono pronta a portarvi alla scoperta dell'area escursionistica di Carezza. Andremo fino in quota. Florian, quante cose ci sono da fare quassù? Ma qua troviamo proprio il punto di partenza per tantissime cose da fare. Qua da Nuova Levante si parte per fare giri in bici sui nostri trail, si parte per fare giri escursionistici che ti portano sotto il Rosengarten Latemar fino al lago di Carezza, sempre usando gli impianti. Chi vuole andare a fare le vie ferrate, le scalate, c'è proprio un vasto programma, e chi vuole solo godersi un bellissimo panorama sul Lawrence Launch e prendersi un bel menù di piatti tipici e anche ovviamente nei migliori mani. Facilissimo tra l'altro arrivare qui a Nova Levante dall'autostrada, sono 20 minuti e devo dire che ormai che ho scoperto questo accesso è il mio preferito. Sì, ovviamente l'accesso è molto molto comodo perché è proprio molto vicino all'autostrada di Bolzano Nord. È il punto più vicino diciamo da Bolzano per raggiungere un comprensorio sia sciistico che escursionistico. Ovviamente noi che puntiamo tanto sulla sostenibilità suggeriamo di utilizzare i mezzi pubblici, che è anche molto comodo. Partendo da Bolzano ogni mezz'ora si arriva col pullman direttamente qua nei pressi della stazione a Valle di Nuovo Levante, quindi ancora più comodo e senza stress. Esatto, e proprio la mobilità sostenibile è uno dei vostri punti di forza. Qui praticamente, piuttosto che anche al lago di Carezza, come avevamo fatto l'anno scorso per un giro meraviglioso, una volta che si prende il giornaliero ci si può muovere in tutto questo territorio che è enorme ed esplorare un sacco di cose. Sì, sì, è proprio questo il nostro concetto, di liberare sempre di più questo altipiano sotto il catinaccio Rosengarten e Latemar dalle macchine, a sensibilizzare anche i nostri ospiti, diciamo di ripensare come si muovono, e oltre a passare delle giornate meravigliose, soprattutto senza stress sulle strade e senza rumori che danno fastidio, questa natura bellissima. È arrivato settembre con quest'aria frizzantina, devo dire che secondo me è il periodo migliore per godere dell'estate appunto qui in montagna, e impianti aperti a lungo. Sì, gli impianti aperti a lungo, tiriamo fino ai Santi, quindi al 1° novembre, l'ultimo giorno di apertura, fino in quota. Quest'anno è il primo anno che saremo aperti anche con le cabinovie König Laurin che portano al rifugio Coronelle, tempo permettendo ovviamente. Ma l'autunno comunque è una stagione che si sviluppa molto bene, dove si sta molto bene, e per me è sempre, io dico sempre che l'autunno è la nuova estate. Ah,
Ah, mi piace questa cosa, questo slogan, l'autunno e la nuova estate. Io mi ricordo l'anno scorso sono venuta quassù e avevo preso anche la prima neve, no? E con questi colori dell'autunno meraviglioso basta semplicemente vestirsi un po' di più e perfettamente si può girare ed esplorare malghe e rifugi. Tra l'altro a me piace sempre questo ambiente molto tipico, no? Che avete qui di baite, di malghe, il territorio è sempre molto curato e quindi è bellissimo andarlo a visitare. So che proprio in quest'ottica c'è anche un evento molto interessante che aspetta le persone che verranno a trovarvi il prossimo fine settimana. Sì, quest'anno proprio finalmente si riparte con questa classica camminata delle baite, che è una festa che si svolge proprio sull'altipiano sotto il Catinaccio, dove i vari, le varie società, i vari club e così via aprono le baite private che vengono messe a disposizione dai contadini e praticamente da baita in baita si fa festa, si mangia delle cose tipiche, si beve, si balla e adesso dopo sti anni di Covid finalmente si torna a fare sta festa. È proprio una bellissima giornata perché camminando anche, cioè non è proprio che stai lì su una piazza, ma ti muovi ed è molto molto bello. Esatto, è un bellissimo modo anche per tuffarsi un po' nel folklore, no? E nella cultura vostra. Questo è un posto davvero per tutti, voi pensate moltissimo anche alle famiglie che tra l'altro si possono muovere davvero facilmente con gli impianti su tutto il territorio. Poi ci sono ancora due domeniche dedicate proprio alle famiglie anche con tariffe speciali. Sì, esatto, praticamente da qualche anno che offriamo queste domeniche di famiglia dove proponiamo il giornaliero per usufruire tutti gli impianti di Carezza al costo di 39 euro per tutta la famiglia. Questo proprio per dare la possibilità di godersi questa offerta in modo economico per le famiglie, soprattutto dei intorni. E la prossima volta si svolge proprio il 25 settembre e poi ancora una volta il 16 di ottobre dove le famiglie proprio hanno questa bella offerta. Esatto, e proprio per le famiglie è stato pensato, non solo per le famiglie in realtà, ma il Carezza Trail è davvero adatto a tutti. Altro focus che avete improntato, appunto, la bicicletta. Ho visto prima, quando siamo arrivati, in diversi gruppi, no? Sia di grandi che di piccoli, pronti nella loro giornata per il Bike Trail. Vi dà soddisfazione questa proposta? Sì, il Bike Trail è un progetto che stiamo seguendo dal 2015. Che man mano è cresciuto e ormai devo dire che abbiamo un bel giro, insomma, che vengono qua sia gli ospiti che anche la gente del posto e adesso ci siamo proprio ci stiamo dedicando a sviluppare tutta l'offerta in modo diciamo ancora più seria. Vogliamo aggiungere altri trail che arriveranno forse anche a presto. Abbiamo il Bike Festival a inizio stagione, che per chi è interessato lo dico già, per il prossimo giugno c'è il Rosadiera Bike Festival e abbiamo tanti itinerari anche ufficiali diciamo sulle vie, sulle strade forestali e quindi c'è l'offerta diciamo proprio del free ride sui nostri flow trail, ma anche diciamo per chi va in bici elettrica per raggiungere le varie malghe e diciamo sugli itinerari ufficiali della Valdega. È bello quando vengo qui perché si respira davvero un'aria di ottimismo sicuramente, ma anche di volontà di fare cose nuove, no? Quindi sicuramente sarà data dalla soddisfazione che avete da parte degli utenti, dai risultati che state raggiungendo anche a livello di numeri. Ma insomma si respira proprio questa spinta in avanti, no? Non siete mai contenti, no? Volete sempre di più e secondo me è proprio bello perché si vede che il territorio si sta sviluppando seguendo anche un filo conduttore, è molto importante secondo me. Sì, se tu la percepisci così sono molto contento perché proprio cioè come ci vogliamo muovere come società, come organizzazione, siamo un'organizzazione giovane, motivati, insomma abbiamo portato avanti tanti nuovi progetti importanti e ovviamente adesso li vogliamo sfruttare al meglio, diciamo sviluppando il nostro prodotto però adatto ai tempi di oggi, quindi anche
sempre guardando la sostenibilità generale, dobbiamo comunque sempre stare attento sulla nostra natura, anche se sembra sempre gli impiantisti sono sempre un po' quelli visti un po' male, però noi ci diamo da fare e siamo molto consapevoli che dobbiamo conservare quello che abbiamo, o il nostro tesoro più grande, che è la natura. Esatto, senza anche dimenticare, io parlo per quelli che magari ogni tanto hanno da dire sugli impiantisti, che rimane comunque un settore trainante per la nostra provincia, per la nostra regione, per il nostro territorio, per gli hotel, e quindi insomma, avanti così, complimenti. Grazie signora. Ti faccio andare a lavorare, io invece prendo finalmente la telecabina e vado in quota alla scoperta del Carezza Trail. Perfetto, vi auguro una bellissima giornata, godetevela e... Forse ci vediamo poi più tardi e ci sentiamo come è andata. Esatto, così sarà, con una giornata così non potrebbe essere che altrimenti. Perfetto. Siamo adesso in compagnia di Gabriel, guida bike e responsabile poi di tutto il progetto qui legato alla bici. Partiamo subito da questo trail. Sì, il trail è lungo 4,4 km e parte direttamente qui dalla stazione Monte della Carabinovia di Nuova Levante e scende giù fino al paese di Nuova Levante e fa un dislivello di 500 metri. E è un cosiddetto flow trail. Flow vuol dire che il stato della coscienza di una persona è immersa nella azione che fa, e questo stato raggiungiamo che dalla partenza fino alla fine il ciclista mantiene una velocità più o meno uguale, e facciamo tanti salti e curve che fanno godere al ciclista. Tra l'altro siamo immersi qui in un panorama meraviglioso e devo dire che anche apprezzo la possibilità di averlo realizzato all'interno del bosco, no? Quindi c'è, come dire, anche una divisione rispetto a chi fa le passeggiate e chi invece si diverte nel bosco in maniera un po' meno visibile. Esatto, qui siamo il trail lungo la Valle Nigra e poi, sì, come hai detto tu, è sempre nel bosco. E il ciclista rimane un po' nascosto dagli escursionisti a piedi. Esatto, come dicevamo prima con Florian, è un trail adatto a tutti, quindi è perfetto anche per chi comincia, no? Esatto, è un trail abbastanza facile, diciamo, e poi dipende sempre un po' dalla velocità che uno va giù. Se vai più veloce magari fai un salto, e se vai più tranquillo non fai il salto. Per quello è adatto quasi per tutti, anche per i principianti, diciamo. Esatto. Diamo anche qualche informazione a chi vorrebbe venire qua e cominciare a provare a fare questi trail, quindi i primi approcci alla bici. Consigliato sicuramente una guida, no? Esatto, consigliamo sempre, soprattutto quando uno non ha esperienza in mountain bike, però vuole provare. Allora consigliamo di prendersi una guida qua del posto e fare una giornata insieme. La guida fa anche degli allenamenti tecnici per dare due o tre, per essere più sicuro sulla bici. Esatto, e poi secondo me è sempre molto interessante anche il fatto che le persone qui del posto sanno dare anche delle indicazioni, oltre che tecniche, anche del paesaggio, di cosa si può vedere, no? Quindi permette anche... cosa in più, sì, esatto. Il progetto è in continua espansione, qualche chilometro in più del trail verrà realizzato appena qui sopra, no? Sì, è vero. Allora, su questo trail abbiamo ancora l'altra linea, che si chiama Pump Line, che si trova 200-300 metri vicino e poi raggiunge anche giù Nuova Levante. E in più stiamo costruendo adesso una nuova linea dalla intermedia della Carabinovia Koenig-Lauwerin, che scende giù alla Magaforma.
diverse possibilità anche legate al giornaliero, che permette comunque di fruire tutto il giorno degli impianti e di quindi fare più volte il trail sperando di migliorare di volta in volta, e poi anche un'interessante possibilità estiva, cioè praticamente la versione estiva del Dolomiti Super Ski. Sì, adesso è stato iniziato il progetto del Dolomiti Bike Galaxy, che vuole essere il Dolomiti Super Ski d'estate, e praticamente il concetto è di unire tutti questi comprensori, così l'ospite può godere tutte le Dolomiti con un unico biglietto. Prodotto bici che sta andando sempre più per la maggiore, sia per il versante appunto legato al trail che le bike, quindi insomma grande movimento, e anche qui c'è tutto un territorio da esplorare anche con la bici elettrica. Sì, grazie alle e-bike adesso viene un sport un po' più adatto per tutti, perché anche quando uno non è proprio sportivo può adesso fare i giri qua nelle nostre montagne più facile col motore. Sì. Perfetto, ti chiedo se la prossima volta mi porti a fare un giro per allenare, e devo dire che la bici non è proprio il mio sport preferito, ma non si sa mai nella vita, bisognerà pure provare, no? Dovremo provarla e quindi appuntamento a presto. Ed eccoci arrivati quassù a quota 2300 metri, Laurens Lounge, la lounge più alta dell'Alto Adige. Reini, ho visto che avete fatto anche dei cambiamenti qui all'esterno. Sì, abbiamo cercato un po' di allestire un po' tutto più sul stile lounge, un po' più moderno, un po' più attraente, diciamo così. Visto che con la nuova cabinovia si arriva direttamente qua, con la stazione invisibile, come avete visto prima, si arriva qua in quota e all'interno si sale con la scala mobile. Allora ci siamo un attimino adeguati alle esigenze dei camminatori, Esatto, si arriva in questo posto appunto anche nascosto, no? È bella questa possibilità di avere la stazione d'arrivo nascosta nella roccia, poi ci sono anche questi colori, questi effetti, no? Quando si prende la scala mobile. E quassù è rimasto immutato lo stile moderno, legato comunque alla tradizione, c'è sempre quel tocco in più, a cominciare dal brunch. Sì, esatto, il brunch è una cosa che viene apprezzato molto, abbiamo tanta richiesta per fortuna, siccome siamo sulla lounge più alta dell'Alto Adige, allora è un attimino ancora un effetto più scenico, sì, per tutti quelli che partecipano. Esatto, poi rimane appunto la cucina con i piatti che sono sempre molto curati. Sì, cerchiamo di stare sul quasi chilometro zero, tutto quello che è possibile, fattibile, prendendo verdure, carne esclusivamente dalla Valdega, cercando proprio di trovare uno stile nuovo, interpretare piatti tradizionali un po' sul moderno. Esatto, e quindi anche qui la parola chiave è sostenibilità. Assolutamente sì, cerchiamo ovviamente di evitare tutto quello che è di plastica o di cercare che già il fornitore ci fornisce la roba un po' confezionata diversamente, che qua abbiamo comunque il problema che poi dobbiamo portare giù tutto nuovamente. Esatto, alcune difficoltà legate all'altitudine, però insomma quando c'è voglia di lavorare il risultato certo, è sempre buono. Assolutamente sì. E allora non ci rimane che fare un brindisi, facciamo l'aperitivo insieme, ci godiamo questo posto meraviglioso con una vista incredibile sulle montagne. Purtroppo il tempo oggi potrebbe essere meglio, però. Ma noi abbiamo le immagini dell'anno scorso quando siamo venuti, che era una giornata meravigliosa, e le metteremo, così renderemo giustizia a questo posto. Benissimo, grazie mille. E allora cin! Salute! Salute! Alla vostra!
Ed eccoci qui adesso alla Franzin Alm, che devo dire, nonostante sia aperta da pochissimo, ha già scalato la mia personale classifica nei miei posti preferiti. Tobias, raccontaci un po' di questo posto, che è molto bello dal punto di vista estetico, una nuova costruzione, ma anche offre dei piatti che secondo me sono meravigliosi. Grazie di cuore. Sì, noi abbiamo aperto il 20 di novembre l'anno scorso. Questa è la prima stagione estiva che facciamo. E sì, in inverno c'è anche lo self-service, però c'è anche sempre il ristorantino dove facciamo i piatti un po' particolari. E sì, fino adesso siamo stati contenti. E anche il pubblico, io so che è contentissimo, perché ho mandato qui un sacco di persone, tutti quanti mi dicono effettivamente che la cucina è ottima. E tu tra l'altro sei pure il cuoco. Il servizio anche ottimo, no? Anche servizio, per carità, parità, par condicio, diciamo, no? Però comunque i piatti sono indimenticabili. Raccontaci un po' cosa ci hai preparato oggi a pranzo. Oggi a pranzo vi ho fatto le polpette di vitello, che lì uso sempre la carne del posto. Cerco sempre di trovare qualche contadino che mi offre la carne, e così compro tutto l'animale e cerco di usare tutto. E io le ho rubate prima al mio vicino di pasto e devo dire che erano buonissime. Gabriel, non so se è stato contento, ma gli ho allungato una forchetta e le ho prese. Ok, poi la lingua tipica. Giusto. E poi avete mangiato i fusiloni di Pietro Massi, che sarebbe un'azienda piccola giù a Sinigallia, che fa la pasta, e noi la facciamo con il polipo. Eh sì. E poi ci sono i piatti tipici della tradizione, ho visto gli Schutzkrapfen, i cannederli pressati, quindi insomma direi che c'è un'attenzione ai piatti tradizionali rivisitati un po' in chiave moderna, no? Giusto, proprio così. Adesso parliamo di cose serie, perché abbiamo fatto una breve pausa per la tua intervista, ma ci aspetta il dolce. Anzi, tre dolci, uno più buono dell'altro. Spero di sì. Sì, lì vi faccio una crème brûlée al cocco col gelato fatto in casa di nocciola e una spuma di cocco. E poi c'è il Kaiserschmarrn, un po' modificato. Noi lo facciamo tipo semifreddo col rabarbaro e gelato di fragola. Poi c'è il mousse al cioccolato nero con mango e gelato di mango. Io, come ti avevo detto prima, ero indecisa e quindi sono molto contenta che ce le prepari tutti e tre, così certo. Posso vedere quale sarà il mio preferito. Immagino sia stato complicato avviare da zero, no, un'attività di questo genere, e, però credo che sia anche molta l'amore, la passione, la soddisfazione soprattutto nel gestire un posto del genere, no? Eh sì, creare qualcosa che viene dal cuore è sempre bello. Dopo vedere questa casa qui, che è cresciuto proprio da zero, a me mi dà una soddisfazione incredibile. Tra l'altro anche questa è in un panorama incredibile, qui il Latemar di fronte a noi, dietro il catinaccio, quindi insomma è un posto bellissimo dove tra l'altro, ricordiamo, fate anche il brunch, fate la cena, giusto? Giusto. E poi adesso tra un po' ci sarà la chiusura, in realtà tutto l'autunno rimanete sì, aperti? Sì, normalmente chiudiamo dopo il Ponte dei Santi. Per poi riaprire in inverno, dove ci diamo appuntamento perché ci rivediamo con la neve qua. Giusto. Complimenti ancora a Tobias e congratulazioni tra l'altro per il nuovo arrivo proprio dopo Ferragosto. Abbiamo avuto un nuovo arrivo qui alla Franzin Alm e con questa bella notizia io vi saluto. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata. Ovviamente vi consiglio di venire a vedere con i vostri occhi tutti i posti belli che vi ho fatto vedere oggi. Noi ci vediamo la settimana prossima. Mi raccomando, non mancate. Lo sapevi che con soli 3,50 euro al giorno puoi divertirti in totale sicurezza? Acquista Itas Active, l'assicurazione di Itas Mutua che ti protegge durante lo sport nel tempo libero. Vai su itasactive.it e scopri le soluzioni che abbiamo pensato per te. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo disponibile su itasactive.it.